Sono 12 le figure professionali richieste attraverso un bando ai servizi sociali. 12 figure, delle quali 7 saranno assistenti sociali, che opereranno 4 a Caltanissetta, 1 a Riesi, 1 a Delia e Sommatino e 1 a Santa Caterina e Resuttano. 2 educatori professionali che opereranno al comune di Caltanissetta e che potranno svolgere attività anche negli altri 5 comuni del distretto sociosanitario sulla base dei piani di lavoro che saranno definiti in un secondo momento. Poi ci saranno due psicologi che opereranno prevalentemente a Caltanissetta e che potranno svolgere attività anche presso gli altri comuni del distretto. Non sono assunzioni a tempo indeterminato, ma solo per 3 anni e fanno parte di un progetto PON finanziato con 2 milioni e 100 mila euro. Ma sono 12 figure professionali che l'amministrazione comunale, insieme a tutti gli altri comuni del distretto, sono 6 comuni, sono riusciti a ottenere grazie a un PON che prevede l'implementazione delle forze organiche del distretto. Ormai ecco, l'evoluzione dei servizi sociali sta cambiando, ormai si lavora per distretti, che è una vera e propria rete di comuni. Ed esattamente abbiamo stipulato una convenzione con il Ministero del Lavoro per un importo di più di 2 milioni di euro. Questo garantirà certamente le nuove figure professionali che lavoreranno parte a Caltanissetta, parte negli altri comuni che sono Resuttano, Santa Caterina, Sommatino, Delia, Riesi. Per quanto tempo, Tre assessore? anni, per 3 anni, però chiaramente hanno un'impostazione diversa ai servizi sociali, dove l'utente non viene mai più assistito. All'utente si richiederà certamente un ritorno alla comunità, un ritorno di lavoro alla comunità. Ed è un'evoluzione importante, si parla di reddito di cittadinanza, ma si parla di un reddito di cittadinanza attivo. Ci stiamo organizzando in tal senso e pertanto queste figure professionali sono determinanti per l'imposta del lavoro.